è vedova Pauta Sant'Onio in cerca di matrimonio. Ma invece 40 anni fa voi calcavate insieme il palco del Teatro Carignani insieme a Macario. Sì, sì. E che ricordi avete di quell'esperienza? Che eravamo giovani, giovani, teneri, sì, teneri. Io ero alto, alto. Alto, biondo, sì, bello, muscoloso, sì, con la tartaruga, sì, vero? Io, no, ma... Lui scherza, io però ero magra. Magra, 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 magra. Questo. Quindi sono passati gli anni, sono messa i chili. E la commedia che fate oggi è praticamente il 40 anni dopo di un'altra commedia. Sì. Che sì, era Pauta Sant'Onio in cerca di matrimonio. No, esperto, no, di, esperto matrimonio. Di matrimonio. Perché lui era un avvocato. Sì. E lui faceva il giovane di studio, sì, era il giovane figlio di una contessa, sì, autoritaria, infatti anche qui diciamo che lui non era capace neanche a pettinarsi senza la sua mammina. Sì, avevo più capelli di adesso. Ecco, quello che la mamma, sì, ti pettinava la mamma. E addirittura dovevano sempre spruzzare, spruzzavano sempre, sì, lei sentiva sempre odore. Quindi quando arrivava la contessa, prima c'era quello che spruzzava aria pura, no? E poi quindi lui è, praticamente lui è un conte. Sì, io sono conte. È un conte. E quindi era questo giovincello di studio che poi si è innamorato di questa nipote. Sì, della nipote, non avevamo... Non avevamo una storia, sì, noi, non... no, no, perché io ero innamorata già di Antonio. Io ero innamorata di Antonio, continuo a essere innamorata. E infatti qui si parla di sua moglie, che però il matrimonio è finito. Quindi lui è tornato a vivere e lui adesso vorrebbe sposare Teresa, ma non è per grande amore. Chi è Teresa? Sono io. E Teresa, sì, sarebbe la domestica di casa Pautasso, la ex domestica, che adesso è diventata la padrona della casa, eccetera. Quindi lui si vuole anche un po' piazzare, secondo me. Vabbè, no, sì, il mito è la poltrona, beh, sì, sono, sì, tutti, sì, personaggi, sì, da strano. Sempliciotti, sì, certo. Sì. E c'è questa storia che poi qui arriverà questo giovane meridionale, calabrese, proprio macio, infatti dice che arriva il bronzo di Riace, e appunto è Franco Neri, e questa che è stata innamorata, che ha detto tutta la vita, si è immolata sull'altare della castità, perché quindi non c'è mai stato niente con questo, che lei dice vedova ma nella sua testa. Per cui anzi lui diceva sempre sparisci, quindi la trattava male e dice come mi ha, e quindi conosce questo calabrese e si innamora e all'inizio lui la confonde, no? Lui crede che di piazzarsi ma con una molto bella, e poi scopre che sono bella dentro. Sì, sì, no, ma non sei un po' gelosa di questo calabrese? Perché io che se l'avevo visto, beh, sì, vedo che tu eri un po' gelosa di questo, beh, calabrese. Beh sì, poi i fatti mi hanno sorpassato. Io credevo di fare una cosa, ho fatto tutto l'opposto, insomma. E quindi certo, ci sono tanti aspetti, ma è una commedia che ha nella sua semplicità. È molto divertente innanzitutto. Sì. E per chi, a chi la proponiamo? A che tipo di pubblico? Ma anche i bambini, cioè tutte le età, perché non ci sono parolacce, non ci, sì, sono, quindi è comprensibile a tutti. È una fiaba, diciamo che è una fiaba che sta bene a tutti, specialmente in un momento, che l'Italia non è che sia un momento molto allegro, e secondo me c'è bisogno di fiabe proprio per passare 2 ore, non pensare ai propri guai e pensare in un modo positivo dove tutti alla fine sono felici, ognuno raggiunge, quindi la fiaba ha lieto fine. Quindi ringraziamo Franco Barbero e Margherita Fumero. Grazie. Sera.